Un grido nostalgico è stato quello di Giuseppe Lupo, legato ai tanti ricordi ma soprattutto agli innumerevoli aneddoti del dietro le quinte di uno dei festival che è stato tra i più importanti della Campania, il Negro Festival. Durante gli oltre 20 anni di Negro, il Vallo di Diano è stato teatro di un viavai di artisti di fama nazionale ed internazionale. Giuseppe ha rivestito sin dal primo momento uno dei ruoli più complicati dell'organizzazione, la gestione degli artisti. Le richieste erano veramente richieste molte volte strane per me e assurde. Ovviamente gli artisti di fama ti facevano delle richieste più basic, gli artisti meno ti facevano delle richieste più assurde, come i peperoni, il peperoncino piccante, come l'avocado, come dei rum molto particolari che avevamo difficoltà a trovare, come dei vini particolari, oppure del numero, faccio un esempio, 24 Red Bull per un artista. Era una cosa, per un solo artista? Sì, se gliene metto 20, no, 24, devono essere così, anche perché poi loro avevano un'arma a favore loro, che era quello che tutto ciò doveva avvenire prima del concerto, quindi se casomai non li trattavi bene, può darsi che erano arrabbiati e sul palco non davano quello che dovevano dare. Un'altra è che dovetti chiamare a mamma una sera, doveva stirare un vestitino di lino ad un artista e dovetti portare il vestitino e quant'altro, e mamma davanti a questo artista dovette stirare precisamente, bagnandolo con dell'acqua, il vestito perché gli doveva stare a suo agio. Come un artista di fama, che faccio anche il nome, De Gregori, subito dopo il concerto doveva andare a Scario perché lui aveva casa Scari, lo accompagnai io in macchina e durante il viaggio ci facemmo questa chiacchierata bellissima, molto bella, si parlava del più e del meno, queste poi sono soddisfazioni. Un Negro Festival 2.0 è possibile se le istituzioni, la regione, la comunità europea ci dà modo di proporci dei finanziamenti, dove noi sicuramente possiamo aderire e lo faremo, perché Negro era il festival non di Pertosa ma di tutto il territorio.